Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo 17, dal versetto 20 e seguenti, leggiamo: «Il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi». I farisei pongono a Gesù una domanda: quando verrà il regno di Dio? La risposta di Gesù è chiara: il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno di Dio nel corso dei secoli è stato interpretato in diversi modi. Per il popolo ebreo, al tempo di Gesù, era soprattutto la vittoria sui romani invasori e il cacciarli via dalla loro terra. Gesù ci offre un'immagine del regno che sconvolge i suoi contemporanei. Il regno di Dio è una persona, è Lui stesso, è Gesù. La sua presenza è discreta, non invadente, passa attraverso lo sguardo misterioso e fragile dei cuori, richiede più interiorità che apparenza, più silenzio che rumore. Il regno è in mezzo a noi, perché cercarlo altrove? Perché scegliere strade all'apparenza più semplici ma in realtà più ambigue, come le strade del miracolo e dell'eccezionale? Cercatori del regno siamo chiamati a lasciarci illuminare come il lampo di un fulmine che brilla da un capo all'altro del cielo dalla parola del Signore. Sant'Agostino scriveva: «Signore, servo tuo più fedele è quello che non mira a udire da te ciò che vuole, ma volere piuttosto ciò che ode da te». Se vogliamo partecipare attivamente alla storia di Dio, dobbiamo soprattutto mettere da parte le nostre attese umane e chiedere la grazia di cercare e compiere con amore la volontà di Dio, sapendo che il regno passa anche attraverso la nostra esistenza. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.